Bentornati, pace e bene a tutti. Oggi 7 dicembre ricordiamo Sant'Ambrogio. Ascoltiamo. Aurelio Ambrogio, meglio conosciuto come Sant'Ambrogio, è stata una delle personalità più importanti nella Chiesa del IV secolo. Il padre morì prematuramente e il giovane Ambrogio fu avviato alla carriera amministrativa, frequentando le migliori scuole di Roma, e in seguito partecipò poi alla vita pubblica della città. Dopo aver rivestito la professione di avvocato, nel 370 fu nominato governatore dell'Italia Annonaria per la provincia romana Emilia et Liguria. Si insediò a Milano, dove divenne una figura di rilievo nella corte dell'imperatore Valentiniano I. Fu presto conosciuto come funzionario con grande capacità di mediatore, risolvendo spesso gli aspri contrasti tra ariani e cattolici. Con la morte del vescovo ariano Aussenzio di Milano nel 374, il fragile rapporto tra le fazioni cattoliche e ariane sembrò incrinarsi. Si racconta che Ambrogio, preoccupato di sedare il popolo in rivolta per la designazione del nuovo vescovo, si recò in chiesa, dove all'improvviso si sarebbe sentita la voce di un bambino urlare «Ambrogio, vescovo», a cui si unì quella unanime della folla radunata nella chiesa. Secondo quanto scrisse lo storico Paolino, Ambrogio cercò in tutti i modi di respingere la nomina a vescovo, ma alla fine dovette cedere sotto le pressioni dell'imperatore Flaiano. Si fece battezzare e il 7 dicembre 374 venne ordinato vescovo. Ambrogio quindi diede i suoi beni ai poveri e decise di assumere uno stile di vita ascetico. Generoso e caritatevole, fu sempre disponibile a prodigarsi per il bene dei suoi concittadini. In un episodio, Sant'Ambrogio non esitò a rompere i vasi sacri e ad usare il ricavato della vendita per il riscatto di prigionieri, attirando le critiche degli ariani. Nel 386, grazie alla sua eloquenza, portò alla conversione al cristianesimo Sant'Agostino, venuto a Milano per insegnare retorica. Ambrogio fu autore di diversi inni per la preghiera, compiendo fondamentali riforme nel culto e nel canto sacro, che per primo introdusse nella liturgia cristiana, e ancora oggi a Milano vi è una scuola che tramanda nei millenni questo antico canto. Oltre la metà dei suoi scritti è dedicata all'esegesi biblica, che egli affronta seguendo un'interpretazione prevalentemente allegorica e morale del testo sacro. Ad esempio, ama ricercare nei patriarchi e nei personaggi biblici in generale figure di Cristo o esempi di virtù morali. Fu proprio questo metodo di lettura della Bibbia ad affascinare Sant'Agostino e a risultare determinante per la sua conversione. Sono numerosi nelle opere di Ambrogio i riferimenti a Maria. Spesso, quando si presenta all'occasione, egli si rifà alla sua figura e al suo esempio. La sua venerazione per la Madre di Dio nasce soprattutto dal ruolo attribuitole nella storia della salvezza. Maria è infatti Madre di Cristo e dunque modello per tutti i credenti che come lei sono chiamati a generare Cristo. Nonostante il convinto lealismo verso l'impero romano e l'influenza nella vita politica dell'impero, i suoi rapporti con le istituzioni non furono sempre pacifici, soprattutto quando si trattò di difendere la causa della Chiesa e dell'ortodossia religiosa. Nel 390 Ambrogio criticò duramente l'imperatore Teodosio I, che aveva ordinato un massacro tra la popolazione di Tessalonica, rea di aver linciato il capo del presidio romano della città. Ambrogio chiese per questo all'imperatore, che si era professato cristiano, una penitenza per espiare pubblicamente, altrimenti avrebbe celebrato i sacri riti in sua presenza. Alla fine Teodosio ammise pubblicamente il suo peccato e nella notte di Natale di quell'anno venne riammesso ai sacramenti. Nel 393 Milano fu teatro della lotta per il potere tra l'imperatore Teodosio e l'usurpatore Flavio Eugenio, che in netto contrasto appoggiava il paganesimo. In aprile, Eugenio si preparò a conquistare la città, in quanto capitale d'Occidente, costringendo Ambrogio a fuggire riparandosi a Bologna. Si recò poi a Firenze, su invito di quella comunità, ove rimase per circa un anno. Nel settembre 394, Teodosio sconfisse l'usurpatore Flavio Eugenio nella battaglia del Frigido, e Ambrogio poté fare ritorno a Milano, dove morì 3 anni dopo, il 4 aprile 397. Ambrogio, vescovo di Milano, è colui che praticamente portò Sant'Agostino al cristianesimo. Vediamo cosa dice Sant'Agostino, lo descrive così. Frequentavo assiduamente le sue istruzioni pubbliche, non però mosso dalla giusta intenzione,
Volevo piuttosto sincerarmi se la sua eloquenza meritava la fama di cui godeva, ovvero ne era superiore o inferiore. Quindi Sant'Agostino va ad ascoltare Ambrogio non perché fosse interessato al contenuto dei suoi discorsi o alla fede in generale, ma perché ammirava coloro che sapevano ben parlare ed era anche lui forse un po' in competizione, perché anche lui era un ottimo oratore e voleva andare a vedere se c'era qualcosa da imparare. Andava a vedersi questo spettacolo di grande eloquenza e sentiamo che dice. La soavità della sua parola mi incantava. Era più dotta, ma meno gioviale e carezzevole di quella di Fausto. Quanto alla forma, quanto alla sostanza, però, nessun paragone era possibile. L'uno si sviava nei tranelli manichei, l'altro, Ambrogio, mostrava la salvezza nel mondo nel modo più salutare. Ed ecco che poi Sant'Agostino trova quello che cerca, la verità, e inizia ad essere cristiano. E io vi lascio queste parole di Sant'Ambrogio. Impara anche tu a levare la tua voce per Cristo, quando feroci lupi ne assaltano l'ovile. Impara a tener pronta nella tua bocca la parola, perché non sembri che tu, come un cane muto, mantenendo un silenzio imputabile a tradimento, abbia abbandonato il posto di guardia affidato alla tua fedeltà. Sant'Ambrogio prega per noi.